tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Vita da attore. Siamo in compagnia di Mauro Granaroli. Benvenuti a tutti e grazie Mauro per essere qui con noi. Grazie a voi e un saluto a tutti. Rimaniamo in Repubblica oggi perché appunto tu sei un attore, un artista sammarinese. Come prima domanda vorrei chiederti come è iniziata la tua passione per la recitazione, quali sono stati i tuoi primi progetti in ambito artistico? Allora, io ho iniziato praticamente da bambino, no? Partendo dalla propria fantasia nel giocare tutti i giorni, nel giocare con i compagni di classe, fino a fare gli spettacolini proprio con le scuole elementari. E già partivo proprio dalla prima elementare, già facevamo dei piccoli spettacoli, ma io mi sento proprio come progetto che mi ha fatto nascere nell'ambito artistico come attore. È stato Dio 900 pezzetti di storia, che era un piccolo spettacolo dove si salutava il Novecento con momenti eclatanti come lo sbarco sulla Luna piuttosto che la caduta del muro di Berlino, e si dava il benvenuto al futuro 2000 che arrivava. E io mi ricordo già che ero molto piccolo, però facevo già mille cose. Infatti io, nonostante fossi soltanto dalla classe di quinta, io ero presente nel pezzo di spettacolo dalla quarta, dalla terza, dalla seconda, dalla prima, ovunque. Non mi tenevano, io ero sempre di sotto sul palco, qualcosa facevo o dietro le quinte o in prima linea. Invece ho letto nel tuo curriculum che tu sei anche cabarettista, comico, aiuto regista, attore. Che cosa ti piace di più fare? Dove ti senti più a tuo agio? E questa è una bella domanda. Io mi sento a mio agio sicuramente nella parte cabarettistica, che mi piace far ridere la gente, vedere proprio subito la risposta. La risata ti coinvolge subito e ti porta ancora di più a stare nel pezzo. Quindi ti coinvolge proprio e ti entra nel cuore. È bellissimo. Quindi sicuramente quello. Ma allo stesso tempo amo anche il tragico. Quindi provare sul palco, lo so, mi piace tutto, ma io sono ingordo. Mi piace proprio entrare nel tragico perché quando entri in quelle emozioni sono talmente forti, quando comunque le vai anche a rivivere come da personaggio, che ti toccano ed è per me meraviglioso anche perché poi vedi il rispetto comunque nelle persone che ti stanno guardando, che si immedesimano, no? Nei personaggi sul palco. Dopo le recite scolastiche e dopo, diciamo, l'infanzia e dall'adolescenza in poi, come hai continuato il tuo percorso artistico? Allora, io ho continuato che praticamente sono partito con i musical, con il Teatro Cinque Quattrini e poi con la chiesa qua di Murata, dove abbiamo fatto vari musical, tra cui Aladdin, Hercules, La Bella e la Bestia, piuttosto che Grease, Footloose. E devo dire che ci sguazzavo dentro a meraviglia. Quindi lì ho iniziato sia il percorso attoriale di studio, che comunque di stare su calcare la scena con i musical, quindi ballavo, cantavo e recitavo. Più avanti, diciamo, abbiamo fatto insieme anche dei corsi con la Fabrizio Raggi che ci ha fatto amare il metodo Strasberg, che è il metodo di recitazione che tu prediligi, giusto? Sì, è vero, ho iniziato con Fabrizio nel conoscere Strasberg e l'ho portato avanti. Oggi lo utilizzo molto e utilizzo anche il metodo Chabuk, che secondo me è un avanzamento di Strasberg, anche se richiama in alcune cose anche Stanislavski. È una metodologia, il metodo Chabuk, che ti permette di costruire un personaggio veramente fino in fondo, toccandolo su tutte le sue parti psicologiche e non creandolo praticamente a tutto tondo. Secondo me dà una marcia anche in più a Strasberg, nonostante comunque io continui a utilizzare anche Strasberg. Secondo me, in base allo spettacolo che devi fare, il personaggio che devi trovare, non c'è sempre la stessa linea e lo stesso metodo da seguire. Sarà che io come dicevo, sono ingordo, lo dicevo poco fa, mi piace sperimentare anche nuove linee, non solo Strasberg, non solo Chabuk, piuttosto che passare alla clowneria, a Stanislavski, a quello che vogliamo. Secondo me, ogni occasione ha ciò che uno sente, deve usare quel metodo che praticamente sente in quell'occasione adatta. Le tue esperienze più, diciamo, importanti, c'è stato nel 2011 la trasposizione teatrale del film Amarcord di Fellini con la regia di Fabrizio Raggi, che
che salutiamo, che abbiamo intervistato anche Ciao, lui ciao Fabri! su Vita d'attore tempo fa. È stato uno dei primi, mi sa. C'ero anch'io in questo spettacolo, tra l'altro, e appunto era uno spettacolo teatrale dove interpretavamo i più importanti personaggi di Amarcord. E tu interpretavi la tabaccaia. Com'è Sì, stata questa esperienza? è stata forte, è stata molto forte. All'inizio non dovevo fare la tabaccaia, ma dovevo fare un po' il pataca del paese. Poi giustamente mi hanno detto, a te il pataca viene troppo bene, e Fabrizio ha deciso di donarmi, perché per me è stato un dono, il personaggio della tabaccaia. Per me rimane il personaggio tra i più sentiti che io abbia mai recitato e più... pieno, come dire, in tutto sono riuscito a immedesimarmi, nonostante fosse una parte femminile, a tutto tondo, sentendo le esigenze del personaggio, vivendole e rimettendole in scena, interpretandolo. Per me è un bellissimo ricordo. Per me, tra tutte le parti che io ho recitato, quello lì per me rimane nel mio piccolo il mio Oscar personale. Sì, infatti concordo, anche per me è stata una bellissima esperienza. Un'altra invece esperienza che abbiamo fatto insieme è stata la presentazione dei quadri nella mostra di Dario Fo, quando Dario Fo decise di fare una mostra a San Marino nel 2012. Tra i grandi con cui hai avuto la fortuna di lavorare c'è stato anche Dario Fo, ma anche Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, Anna Falchi e Maria Grazia Cucinotta. Com'è stato recitare, lavorare accanto a questi grandi artisti? A lavorare, guarda, accanto loro è l'apoteosi. È come quando sei piccolo e hai il tuo genitore, il tuo babbo o la mamma che ti racconta le storie e te inizi a viverle. Sentire loro, soprattutto con anche una dizione pulita, è veramente soave, no? È indescrivibile. Per me il ricordo di come recitano loro, di stare accanto loro, quello che rivivi è esattamente, secondo me, quello che vivi da piccolo. Quando ti raccontano le favole, te inizi a giocare anche con i genitori, facendo magari le voci, interpretando. Diventa proprio un gioco molto professionale, ovviamente, però un gioco che entri subito e ti dà un'energia, una carica esagerata. Mi ricordo in particolare di Dario Fo, che è il lavoro forse un po' più grosso che noi abbiamo fatto anche insieme, che è stato meraviglioso perché, come dicevo prima, con le risate, Dario Fo. Quando noi abbiamo recitato i pezzi, penso che te lo ricordi anche tu, ha iniziato a ridere mentre eravamo lì, si divertiva perché lui aveva questo modo molto giullaresco di recitare, giustamente ci ha trasmesso questo, in più era un'enciclopedia vivente, quindi era bellissimo stare lì sul palco, ascoltarlo mentre ti spiegava tutto. E tu dovevi assimilare e creare il pezzo adatto al tuo quadro che poi riportavamo in scena. Per me è stata un'emozione unica. Ancora più piacere mi ha fatto quando l'anno successivo è venuto a fare uno spettacolo qui a San Marino, si è richiamato per stare di fianco a lui sul palco a goderci lo spettacolo. È stato veramente bellissimo, ti lascia un'emozione incredibile. C'era anche Paolo quella sera, abbiamo anche una foto insieme, io, te, Paolo e Dario. Diciamo che sì, io ho ricordi, cioè, sicuramente è stata un'esperienza professionalmente molto, molto interessante. Ci sono stati anche dei momenti un po' particolari, come a un certo punto c'è stata anche una sorta di contestazione perché si stava menzionando un po' troppo una persona che inizia per B di cognome, che non qui non nomino, per la par condicio. Ecco. Però a parte questi strani episodi, è stata sicuramente un'esperienza irripetibile e fenomenale. Invece l'esperienza nel film con Claudia Cardinale e con Giancarlo Giannini, com'è stata? In che contesto eravate? Allora, in quei contesti sono due perché sono due film divisi con Claudia Cardinale, era il film La signora Enrica. Che era un film girato a Rimini dove c'era il personaggio principale che dal turco doveva imparare l'italiano, quindi era basato tutto sulla storia della signora Enrica che insegnava italiano al protagonista. Beh, è stato emozionante molto, nonostante fosse per me una comparsata, quindi una parte di secondo livello, proprio minore, abbiamo girato di notte a Rimini. Devo dire molto freddo quella sera. Però un'esperienza molto, molto bella, interessante vedere recitare questi attori di grande classe.
ti dà una carica e una voglia di più. Ti senti piccolo piccolo quando li senti recitare loro, però ti dà una carica. Stessa cosa è con Giannini, La Cucinotta, La Falchi, è sempre stato girato a Rimini, è un film che si chiama Oggi a me, domani a te, ed è stato girato tutto nei dintorni di Rimini, Sant'Arcangelo, dove c'era una storia di scommesse di questi due debitori protagonisti che dove avevano dei soldi, cercavano di farti tutto e di più, riuscire a salvarsi, diciamo, la pelle. E anche questo è l'esperienza professionale che ti lascia il cinema, vedere la troupe, che sinergia che c'è, è veramente meraviglioso. Hai fatto anche tante serate dove, di cabaret, imitazione anche, hai fatto alcune serate in cui imitavi Renato Zero e tanti altri artisti. E come ti senti quando, fai questo tipo di cose? Quando faccio un altro personaggio, per me è meraviglioso, anche conosciuto, tipo Renato Zero, io mi sento coi panni cuciti addosso. Per me cantare, ballare, e come poi sono vestito un po' anche oggi, un po' di follia, un po' di stravaganza è la cosa più bella ed è la cosa che mi appaga di più. Io quando, cioè, ho iniziato per gioco facendo questi personaggi quando c'erano i karaoke, sono partito da, diciamo, da quello nelle imitazioni. Dare su come personaggio alle persone, quindi avere un rapporto diverso rispetto a quello che si ha sul palco, e quindi viverle proprio attaccate, vicini vicini, che in questo momento purtroppo non si può, è una cosa meravigliosa ed è un divertimento assoluto, perché hai subito il riscontro, per cui ti diverti, per me è proprio l'allegria, la gioia che ti prende proprio un fuoco dentro. Secondo te, come la comicità e il far ridere riesce a influire nel modo di recitare, ecco, e soprattutto anche in questo periodo molto molto difficile che stiamo vivendo? Secondo te, per esempio, è venuto a mancare da poco purtroppo Gigi Proietti, che lui era un grandissimo comico e riusciva a intrattenere tutti. Come secondo te la comicità e il saper far ridere influisce nel modo di recitare anche nel pubblico? Allora, per me nel modo di recitare, per fare comicità, devi proprio viverlo. Se te non vivi il pezzo a fondo, quindi non ti diverti nel pezzo, non lo senti tuo, non riesci, secondo me, a fare comicità e far divertire. Perché per me è proprio la prima cosa, vedere tanti comici che lo fanno, raccontano sempre delle proprie storie, perché l'hanno vissuto con pelle. E quello ti dà una marcia in più, e avere dell'autoironia aiuta questo, o comunque dell'ironia, aiuta a scrivere meglio i pezzi, quindi a entrarci, a vedere, cercare sempre di vivere qualunque cosa con un'ottica di positività, quindi di ironia, portandola sul divertimento, ti permette di andare a fare questi pezzi e di riuscire a far ridere. Allo stesso tempo, il pubblico, quando vede che te sei ben immedesimato, quindi il pezzo lo senti molto, ci credi e ti diverti, il pubblico lo recepisce e di conseguenza si riesce a immedesimare e si diverte e ridere, e quindi di conseguenza gli crea proprio un calore all'interno della persona che ti porta la gioia ovunque, e di conseguenza rimpalla l'attore e si crea questa energia tra l'attore e il pubblico. Oltre appunto ad essere attore comico, hai fatto anche appunto esperienze di regia e aiuto regia, perché hai avuto la possibilità di collaborare appunto come aiuto regista nei videoclip dei brani delle canzoni di Samuele Mazza, che Sì. salutiamo, che abbiamo Ciao Samu! intervistato anche lui nella nostra rubrica Sound Marino, che ha creato Paolo, il grandissimo nome Sound Marino, e anche Pier Matteo abbiamo intervistato, e salutiamo anche Pier Matteo. Com'è stata l'esperienza in questi videoclip, sia come regista che come protagonista nel caso nel videoclip di Pier Matteo? Nel videoclip di Pier Matteo è stata una bellissima esperienza, perché, come dicevo prima, lì ho potuto sperimentare emozioni forti. C'era un po' di tragedia in quel filmato, e è stata tra le cose più professionali che posso aver fatto, perché è stato veramente molto molto professionale, nonostante l'abbia fatto con mezzi meno professionali il video, però anche con la ragazza con cui ho recitato è stato veramente
È sempre così, tutta una sinergia ed è stato veramente crederci fino in fondo, quindi interpretare il pezzo ce l'ho fatta, ne sono veramente orgoglioso e sono veramente contento perché ho vissuto delle emozioni forti che quando io riguardo il video, uno non mi riconosco perché vedo un personaggio, ma veramente, e due vedo proprio l'emozione che è carica e automaticamente me la ritrasmette quando vedo il video, io rientro di nuovo in quel mood subito, come fosse un gioco. Mentre con Samuele è stata un'esperienza meravigliosa perché nonostante abbiamo avuto vari battibecchi, diciamo battibecchi, ma per modo di dire, delle divergenze artistiche, ma che abbiamo saputo colmare benissimo e abbiamo saputo tra un compromesso uno e un compromesso un altro creare secondo me dei quattro video dell'album Audio Ricordi. Quello lì è stato veramente bellissimo perché comunque lavorare con amici è sempre meraviglioso, soprattutto poi quando sono dei begli artisti. Concordo, quindi salutiamo Samuele e Pier Matteo e quando avrete delle novità vi aspettiamo qui su Radio Web in Volo. Invece per quanto riguarda i prossimi progetti futuri, artistici e non? I prossimi progetti, sicuramente proseguiamo con Samuele, io come regia. Per Audio Ricordi lato B, adesso è uscito lato A, e lì sicuramente come regia non svelo niente, ma ci saranno delle belle sorprese per il 2021. Altri progetti a livello di teatro, ho parlato con colleghi, amici, e mi piacerebbe portare avanti in scena uno spettacolo di improvvisazione teatrale che si chiama Tagli di Luce. In questo momento ovviamente è un po' tutto fermo per la situazione del Covid. Però sicuramente sono certo che riprenderemo presto a fare arte e in questo spettacolo che è Tagli di Luce, praticamente ogni attore ha una sua lampadina, una lampadina particolare. Quando questa si accende, l'attore prende vita e improvvisa su degli spunti presi prima dal pubblico delle situazioni, delle scene, dei momenti di vita. È molto bella perché è piena di emozioni. Scaturisce qualcosa che non ti saprei spiegare neanche io, ma parte subito l'emozione a pompa magna. Senti proprio che sale su come un bruciore e poi esplode, te inizi a recitare e parte. E quindi è uno spettacolo molto bello, molto intimo, che però richiama molto il pubblico. Cosa consigli a chi vuole iniziare a intraprendere la carriera di attore, di artista? Mi ripeterò ancora una volta e dico: siate ingordi, non fermatevi, abbiate grinta, voglia di fare, non fermatevi mai, questo assolutamente. Anche quando vi sentite demoralizzati, mi è capitato anche a me, non fermatevi perché bisogna sperimentare, sperimentate, quindi sperimentate tutto, qualunque mondo, quando sentite che c'è la vostra via, la vostra strada è quella giusta. Seguite ovviamente quella, però io vi consiglio proprio di sperimentare come ho fatto io in clowneria, in Strasberg, in Stanislavski, piuttosto che tanti altri metodi. Spaziate, imparate a conoscervi e a conoscere tramite quest'arte voi stessi e il mondo del recitare, del teatro. Prima di lasciarci, vuoi salutare i videoascoltatori di Radio Web in Volo con qualche tuo sketch? Non mi sono preparato nulla, mi prendi Bello! impreparato nel mezzo del cammin di nostra vita. Mi ritrovai per una selva oscura che la tutta via era smarrita. Ahi, quanto dir qual era e cosa dura, codesta selva selvaggia e aspra e forte, e nel pensiero mi rinnova la paura. Va bene, così Fantastico! sono anche un po' colto. Noi ti salutiamo, grazie mille, è stato bellissimo. Paolo, cosa vuoi dire? Sì, ti saluto anche io. Adesso, pensando a sketch e gag vari, io ho questo ricordo, non so se abbiamo menzionato la sua partecipazione a uno spettacolo con Elisa Manzaroli, la No, non l'ho menzionato. Manzarolic 2, la Genesi. Un ricordo fantastico del 2012 di lui che scappa fuori a un certo punto dalla botola del suggeritore, a È caso. vero.
È stato uno spettacolo meraviglioso. Salutiamo anche Elisa. Elisa. Mi sono divertito quella sera veramente, veramente tanto. In più ero secco come un batecco, quindi eravamo nei migliori anni. Divertentissimo. Piacere che vi abbia divertito. Ti salutiamo, ti ringraziamo per questa bellissima intervista e Sono io che ringrazio voi. Grazie mille, veramente. E un salutissimo a tutti. quando avrai delle novità, qualche cosa da presentare, da raccontare, eh? Anche magari insieme a Samuele o a Pier Matteo o a Fabri. Non so se Fabri farà qualcosa prossimamente, Covid permettendo. Ci risentiamo. Grazie mille e grazie anche a voi che ci avete seguito e buon proseguimento su Radio Web in Volo. Ciao! Ciao!